E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa mia nuova vi nuovo video su Call of War. Prima di iniziare vi raccomando di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere questo video con i vostri amici e detto questo, iniziamo. Ebbene ragazzi, come potete vedere, la guerra con l'Unione Sovietica è un disastro. Ha sfondato qui, ma in realtà ha sfondato perché ho mandato tutte le mie truppe qui. E quindi diciamo che io sto cercando di fare una disperata difesa a Trieste. Tra l'altro sto attaccando anche questa armata. Ma ragazzi, questa è solo una notizia, perché in questa città oggi, al cambio oggi, notizie, rapporti dal fronte, Unione Sovietica continua a rubarci i territori. Ragazzi, non so che fare. Tra l'altro ho cercato le milizie di livello 3, così non me le batte giù nessuno. No, dai, moriranno in 2 secondi. Vi starete giustamente chiedendo come fa un'armata del Brasile a essere qui. Ebbene, c'è un'unica risposta logica, ossia che la Francia è alleata col Brasile. E a ulteriore supporto di questa tesi è il fatto che stamattina, o comunque il primo pomeriggio, il Brasile ha lanciato un'atomica qui su Rijeka, perdonatemi, non so pronunciare questo nome, e ha danneggiato le truppe che si stavano muovendo da qui verso qua. E quindi ed era stato lanciato da un aeroporto qui, come anche la scorsa volta. Ragazzi, io non ho la più pallida idea di come punire bene la Francia, perché deve pagare, ma non ho la più pallida idea. Nax sta distruggendo il suo esercito e fa benissimo che così perché merita di morire, santo cielo. Tra l'altro ho già perso 13 unità, bravo Nax. E tra l'altro ragazzi, sto iniziando a ritirare le mie navi per la difesa disperata dello stivale. Perché sì. Comunque ho rilevato tutte le armate sovietiche e tenete conto che l'80% delle truppe sovietiche si trova qui, il 60% si trova qui. C'è anche un po' qui, qualcosina qui in mezzo e qualcosa anche qui, anzi parecchio qui, però guardate i nostri alleati, sono avanzati parecchio e quindi questa è una cosa senza dubbio positiva. Sto anche ricercando i paracadutisti di livello 2 perché di sì, e la Cina mi ha concesso questa piccola cittadina della Nuova Zelanda. Tra l'altro vedete, sto anche ritirando delle mie truppe qui, anche perché dopo gli dichiarerò momentaneamente guerra e conquisterò le sue province. Rapporti al fronte, altre province perse, tra l'altro Zadar. Ragazzi, ormai abbiamo perso la Jugoslavia, non abbiamo molte speranze. Tra poco si produrrà un carro armato. Guardiamo il lato positivo delle cose, anche se c'è ben poco di positivo. E tra non troppo neanche qui. Comunque ragazzi, ci vediamo alla prossima clip. Ok ragazzi, sono in chiamata con Nax, è passata qualche minuto della scorsa clip. Di ciao Nax, dall'ultima clip è successo qui nel mio fronte poco, semplicemente l'Unione Sovietica sta ritirando queste armate. Ma nel fronte sovietico, guardate qui cosa sta per succedere: l'impero tedesco sta per lanciare un bombardiere tedesco. Tra 5 secondi c'è l'attacco del bombardiere di Steiner che cambierà le sorti. Adesso c'è l'attacco. Hai danneggiato la 33esima divisione di autocorazzate, adesso ha 590 punti vita. Ok ragazzi, sono passate parecchie ore dalla scorsa clip e sono successe parecchie cose. In primo luogo qui su vedrete, sarete molto confusi su quello che sta succedendo, ma tranquilli, adesso vi spiego un po' tutto. Sostanzialmente, come vi ho ieri sera vi ha detto Nax, praticamente ha lanciato un bombardiere nucleare sulle truppe sovietiche, e l'Unione Sovietica, vedendo che non è riuscita ad abbatterlo, in parole povere, ha deciso di quittare. Il problema è che adesso, dopo, siamo indecisi su cosa fare. Alla fine Nax ha deciso che noi due rimaniamo alleati e ci alleiamo con l'Unione Sovietica e ci metteremo contro gli asiatici. Qual è il problema?
è che adesso devo riprendermi le mie province, dobbiamo un po' sistemare un po' di cose. E se vedete che ci sono tutte queste truppe che sono in realtà brasiliane, che stanno andando via, è proprio perché il Brasile si sta ritirando e sta tornando nei suoi territori, probabilmente per procedere con l'invasione degli Stati Uniti d'America e anche dell'Argentina. Comunque devo anche dire all'Argentina che è meglio se si sbriga a invadere il Brasile se vuole. Fare un, se vuole avere qualche possibilità. Oltre a questo, ragazzi, la Francia ha attaccato il Regno Unito e quindi credo che sia legittima difesa se noi andiamo ad attaccare la Francia. E ho intenzione di prendermi quest'area qui. Sto già iniziando la mobilitazione di truppe. Tra l'altro, in questa provincia c'è zero di morale perché il Brasile l'ha bombardata per un'intera giornata. Comunque, oltre a questo, sto un po' risistemando la mia industria, sto continuando a produrre cose, sto producendo una nuova armata. E ragazzi, sto ricercando i paracadutisti di livello 2, ma anche la bomba atomica. Ebbene sì, voglio iniziare il mio programma nucleare italiano. Con capo Enrico Fermi, gli appassionati di storia tra voi lo conosceranno di sicuro, e anche i paracadutisti per conquistare un po' le province nemiche più facilmente. Comunque, tra l'altro qui sto costruendo un po' di infrastrutture per velocizzare il trasporto di unità, anche se costeranno un po', ne vale la pena. Comunque, ragazzi, direi che per questa clip è tutto e ci vediamo alla prossima clip. Ok, ragazzi, è passata una giornata dalla scorsa clip e come potete vedere non è successo un granché. Allora, a parte perché se no. A meno che non vediate qui la mappa dell'Unione Sovietica, perché sì, ragazzi, è ufficiale, l'Unione Sovietica è alleata con me e con Nax. Tuttavia, il Giappone ha già perso l'alleanza. Tra l'altro, avevo praticamente, quando io pensavo che ero finito, ho dato dal Giappone una valanga di risorse, soprattutto materiali rari, che non mi ha più ridato, quel farabutto. Vabbè, ammetto che anche ca per causa della mia imbecillità. Poi qui se vedete il mio territorio perché li avevo conquistati con una fanteria motorizzata, vabbè. Allora ragazzi, cosa volevo dirvi? Allora, volevo dirvi che con io e Nax ci stiamo e con l'Unione Sovietica ci siamo accordati che io mi dovrò concentrare sulla produzione di navi, sottomarini, paracadutisti, qui ne ho già prodotti 3 e li ho già potenziati a livello 2 e infine caccia a reazione e basta, non devo ricercare nient'altro. Quindi sì, adesso sto ricercando la bomba atomica, ma dopo boh, la lascio, l'annullo perché tanto, ma dopo non penso di produrne subito. Riguardo alle spie, sono messo abbastanza bene, ho rilevato tutte le armate del Brasile. Ebbene sì, potete vedere tutte le armate del Brasile, che come potete vedere nella terraferma non ce ne ha troppi nel suo corpo principale, ce ne ha di più invece qui ovviamente nelle Americhe contro gli Stati Uniti d'America, ma soprattutto qui dove c'è uno schifo di unità. Guardate qua, ha ben 4500 punti vita, guardate quanta roba che c'hanno, ma soprattutto qui c'è la sua flotta principale che come vedete è gigantesca. 3600 punti vita, però questa e basta. In realtà qui anche qui vedo che non è che ci sia una quantità così gigantesca di cose. Vediamo un po'. Beh, sì, non è che ci sia così tante, non è che abbia così tante corazzate. Cioè le mie corazzate c'hanno, vediamo 3000 punti vita queste e basta. Queste sono le mie corazzate. Ah, benissimo, sono messi. Ah no, perché c'è anche questa che ha 1300 punti vita e questi che ne ha altri 500. Ma sto continuando a produrre corazzate, ho intenzione di potenziare a livello massimo, il 5. Vabbè ragazzi, oltre a questo non c'è molto altro da dire se non il fatto che domani attaccheremo la Francia. Ebbene sì, la Francia deve morire. È un farabutto e si merita solo questo. Ho intenzione di conquistare tutta l'Africa perché tanto la Francia sta conquistando le colonie del Regno Unito, quindi penso proprio di conquistare tutto il territorio tutti i territori che c'ha qui. Comunque ragazzi, non c'ho molto altro da dire.
quindi a parte che vabbè qui sto producendo un'altra armata che sta per arrivare qui ho questa armata che qui io voglio produrre altre due artiglierie qui se ne sta producendo già una e due contraeree. Comunque ragazzi direi che per questa clip è tutto, ci vediamo alla prossima clip. Ok ragazzi, è passata qualche ora dalla scorsa clip e ragazzi, in questa clip dichiareremo guerra alla Francia. Ho già tutte le truppe in posizione, ma prima di iniziare, volevo dirvi che il Regno Unito è sbarcato a Oran. Sì, ha voluto di fare di testa sua e adesso verrà bombardato dalle truppe francesi. Comunque ragazzi, attenzione. Di comprare tutte le colonie del Regno Unito. Tra l'altro devo dire alla Cina di non attaccare il Regno Unito. Quindi vabbè, di non attaccare la Francia. Quindi vabbè. Allora ragazzi, detto questo, ho già scritto l'articolo di giornale in cui faccio la dichiarazione di guerra alla Francia. Leggetevelo pure per conto vostro. Questo qui è. E detto questo, ragazzi, dichiariamo guerra alla Francia. Dichiariamo guerra, ok? E ottimo, siamo ufficialmente in guerra con la Francia. Allora, a posto, qui iniziamo i bombardamenti. Tu per favore attacca questa che dovrebbe, perché l'altra dovrebbe essere ottima. Abbiamo già distrutto degli aerei, perfetto. Ottimo. Abbiamo già fatto 4.400 perdite. Ok, perfetto. Inviamo immediatamente questo qui. Ottimo. E questo invece inviamolo qui. Ottimo. Questo qui. Ottimo. Questo qui. Beh, vabbè. Questa parte è abbastanza noiosa, quindi finisco la clip e vi faccio vedere e sposto tutte le truppe. Ok ragazzi, ho iniziato a spostare le truppe, qui ho spostato questa armata per prendere tutte le città francesi a nord e ho spostato anche tutte le truppe. Inoltre ho detto anche alla Cina di non attaccare l'Africa perché ci penso io. Se no, potrà essere usato contro di lei. Ho intenzione anche di conquistare tutte le colonie del Regno Unito. Insomma, ragazzi, voglio avere un'Africa tutta italiana. Poi qui, vabbè, c'è anche una corazzata che teoricamente che sta bombardando questa flotta francese. Quindi perfetto. E comunque, ragazzi, detto questo, non c'è molto altro da dire. Quindi direi che ci vediamo alla prossima. Ok ragazzi, è passata circa una giornata dalla scorsa clip e come vedete questa è la situazione. Allora, siamo avanzati senza problemi qui, soprattutto nelle città qui a nord, dove abbiamo praticamente vinto. Tra l'altro qui c'è un bellissimo cannone foriero con 1,7 di vita. Vabbè, le mie corazzate lo distruggeranno come se fosse polistirolo. Comunque, come potete vedere, anche qui siamo messi un po' bene, se non fosse che, cos'è successo? La Francia mi ha conquistato queste due province. Vabbè, tanto ragazzi, queste province in Africa valgono niente, cioè producono qualcosina di denaro, qualcosina di manodopera, ma niente, cioè siamo pieni di manodopera, pieni di denaro, quindi chi se ne frega. La situazione è un po' diversa qui, dove invece la Francia sta avanzando parecchio, mentre qui stiamo conquistando. Tra l'altro, ho chiesto a Naxwe che per velocizzare tutto, lui praticamente è molto gentile, mi sta inviando questi bombardieri strategici a distruggere queste armate. Lo ringrazio moltissimo, Naxwe mi sta aiutando molto, sta supportando la mia. Il fatto che sono un nabbo, perché sì, ragazzi, io contro i giocatori zero. Già i contro i bot è facile, contro i giocatori sono messo un po' male. Adesso qui, vabbè, tra l'altro ho distrutto questa bellissima. Sì, però ho capito tutto. Però voi potete andare qui, eh.
Non ve lo proibisco mica, ok? Quindi qui adesso questa armata andrà a Leopoldville, sperando che non ci siano unità, così soffochiamo la Francia togliendogli quasi tutte le città, o almeno quelle più importanti, così senza città non potrà più produrre niente, non produrrà più risorse e quindi morirà collassando su se stessa. Comunque, oltre a questo, sto producendo un bel po' di roba. Come probabilmente vi ho già detto, ragazzi, voglio concentrarmi sulla produzione di cacciareazioni, sottomarini, navi, in questo caso navi da battaglia, che mi soffermerò in particolare, ma voglio produrre anche a incrociatori e distruttori e paracadutisti, perché sì, ragazzi, ci serviranno, ho intenzione di usarli e quindi ecco, tra l'altro sto inviando questa, che è l'ultima armata che ho prodotto, qui al confine col Giappone, in una zona un po' sperduta dove ci sono anche delle fortificazioni, però sì, dai, può essere utile, però sì, dai, si può sempre servire. Comunque in Francia va bene, riguardo a perdite, come siamo messi, vediamo. Lasciate perdere gli articoli di giornale, è meglio. Ecco, ne ho fatti metà della Francia. Sì, perché ho avuto delle difficoltà con le milizie che venivano distrutte, vabbè. Niente di che. Comunque, sì, qui c'ho un'armata grossa che sta per conquistare questa provincia, ma qui ne sta per arrivare un'altra. Questa qui che è abbastanza grossa, anche questa, e che arriverà. Ho anche accumulato un po' di denaro vendendo dei beni che valgono un sacco nel mercato azionario, quindi perfetto. Comunque ragazzi, riguardo ai nostri alleati, Nax non sta facendo molto, mentre l'Unione Sovietica è un po' poco attiva, anche perché ha un'economia che ormai non resiste molto. Io ragazzi quasi quasi mi terrei buono la Turchia, perché di sì può esserci utile quindi per attaccare l'India Britannica, quindi direi di tenercela buona. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere questo video con i vostri amici. E detto questo, ciao e al prossimo video.